Un concerto per la pace a Padova, nel Tempio del Sacro Cuore, per celebrare il 30° anniversario di costituzione di Unica Terra e Popoli Insieme, associazioni di volontariato dedicate all'assistenza degli immigrati. È importante nel periodo dell'anno dedicato alla memoria dei tragici eventi del recente passato, come Olocausto e Foibe, meditare sulle conseguenze drammatiche delle divisioni, quasi sempre causate da insensate paure del diverso. Proprio l'esempio concreto di persone che volontariamente lavorano per aiutare chi ha bisogno senza discriminazione alcuna, oggi che nell'angosciante pressione dei fatti di cronaca si vive nell'incertezza del futuro, concorre invece a costruire una società civile dove ogni diversità può diventare ricchezza, dove anche la pace può diventare possibile. Concerto è un'occasione speciale, è un'opera contemporanea scritta da Carl Jenkins dopo la guerra in Kosovo, ed è un concerto appunto in cui diversi movimenti interpretati dal coro principalmente e qualche volta dai solisti si intrecciano per lanciare finalmente un messaggio di pace. Carl Jenkins è un compositore che ha preso un tema ormai conosciuto nella storia della musica, è un tema che ha scritto da Dufay fino ai giorni nostri, è stato ripreso molte volte dai compositori, quindi sicuramente è un tema che molti dei nostri spettatori stasera avranno già sentito. Il coro Mortalisatis è una realtà che l'anno prossimo festeggerà il suo 50° anniversario, è una realtà di Masera di Padova, è un coro polifonico che si dedica principalmente all'interpretazione di brani classici che possono andare da Mozart fino appunto a compositori contemporanei come Jenkins. Spaziamo un po' in diversi stili, da Vivaldi a appunto la musica contemporanea. Siamo una trentina di coristi di età molto diverse, abbiamo dalle persone molto giovani a qualcuno che ormai non è così giovane ma ha molta esperienza. Offriamo alla città questo concerto che è un inno alla pace, un inno all'accoglienza, e siccome quest'anno a Padova, Padova è stata proclamata capitale europea del volontariato, le nostre due associazioni hanno voluto celebrare sia questa ricorrenza che i 30 anni di attività. Per quanto riguarda in particolare l'associazione che ho l'onore di presiedere, Unica Terra, posso dire questo. Nel passato abbiamo avuto altre esperienze di accoglienza e di aiuto dei cittadini immigrati. Adesso ci siamo soprattutto votati, diciamo così, all'insegnamento, nel senso che insegniamo la lingua italiana agli adulti, e sono circa 150-180 adulti ogni anno che frequentano le nostre aule. E invece per i minori, per i figli degli immigrati, facciamo un doposcuola del tutto particolare, perché non c'è un solo professore e una classe di ragazzi, ma c'è un professore e un ragazzo, quindi
a ogni tutor corrisponde uno studente. Questo perché a noi naturalmente abbiamo finalità didattiche, cioè naturalmente noi insegniamo anche il teorema di Pitagora, ma quello che ci preme di più è dare a questi ragazzi, che molte volte purtroppo sono oggetto di esclusione, di separazione dal contesto sociale, quelle due ore settimanali di colloquio con qualcuno che dimostra interesse al ragazzo, che lo aiuta nei suoi compiti e nei suoi problemi scolastici. Terra si è differenziata nei servizi e fanno soprattutto servizi di tipo educativo. Noi come Popolo Insieme invece fin dall'inizio ci siamo rivolti più all'accoglienza dei migranti. Dagli anni 2000 noi abbiamo avuto un'evoluzione che ci ha portato fino ai giorni nostri. Ci rivolgiamo ora a rifugiati politici, richiedenti asilo, comunque detentori di protezione internazionale. Abbiamo diverse realtà di accoglienza sul territorio del comune di Padova, attualmente assistiamo circa una cinquantina di persone in diverse strutture. Facciamo da quasi una ventina di anni attività di sensibilizzazione e formazione con un progetto, con il progetto Finestre per le scuole superiori, e nell'ultimo anno anche ci siamo aperti alla realtà delle scuole medie e della scuola primaria. Oltre a fare, ovviamente, per noi è un punto di forza, è proprio partito 10 giorni fa, quindicesima edizione del corso di formazione per volontari nei servizi ai migranti. Lavoriamo con e per gli immigrati da 30 anni perché per merito dei nostri fondatori, che 30 anni fa hanno capito che l'Italia avrebbe dovuto affrontare questa situazione in cui vediamo arrivare gente diversa da noi. Diversa da noi, che quindi che può suscitare delle perplessità, perché quello che non conosciamo ci può creare dei problemi. Noi tutti i volontari di Unica Terra abbiamo scoperto che al di là della nazionalità c'è l'individuo, c'è l'uomo portatore della nostra stessa dignità. Ecco, quello che noi affermiamo, vogliamo affermare, vogliamo custodire, è il valore dell'identità di ogni uomo e la sua dignità di uomo, pari assolutamente alla nostra dignità di ospitante e di ospitato. Questo è un po' il fondamento della nostra opera, che riteniamo importante per la nostra città, per creare nella nostra città un clima di accoglienza e di pace. Trent'anni fa l'associazione è nata per una sorta di alchimia. Noi siamo nati nel centro giovanile antoniano, in Prato della Valle, realtà cittadina, e ricordo bene quell'anno. Facevo parte di un gruppo di studenti universitari e venivamo da un'esperienza di un campo di lavoro estivo in Burkina Faso, quindi un'esperienza potremmo dire di missione. E
tornando ai nostri studi universitari a settembre trovammo al Centro Giovanile Antoniano un nuovo padre direttore, padre Benvenuto Mendeni, che era appena tornato dal Chad come gesuita missionario, aveva passato 10 anni lì. E in quei mesi la realtà cittadina soffriva, viene da dire, la pressione e la richiesta di accoglienza da parte di persone migranti che arrivavano in quegli anni dal Nord Africa, persone che arrivavano qui da noi, trovavano lavoro con estrema facilità, ma non trovavano un posto dove dormire. E che cosa ha significato per noi per questo? Beh, questa è stata la miccia che poi ci ha accompagnato in tutti questi anni, chiaramente con una sua evoluzione. Noi crediamo fermamente nella ricchezza che ognuna delle persone che vive su questo pianeta porta con sé, al di là della storia che ha. Quindi chiaro che il discorso del accogliere queste persone ha tante difficoltà. Crea tante difficoltà anche al tessuto cittadino, ma crediamo veramente fermamente che ognuna delle persone abbia una sua storia da raccontare, abbia una sua identità, e questa sia una ricchezza al di là delle culture, delle religioni, delle razze, anche se è chiaramente una brutta parola.